È morto Ennio Morricone, uno dei più grandi interpreti con la sua magistrale musica del cinema italiano. È morto Ennio Morricone, mi sembra per una caduta. Che tragica fatalità. Aveva più di 90 anni, ma ancora stava in salute. È morto Ennio Morricone, qualcuno che con la sua musica, con le sue colonne sonore dei film, ha accompagnato la nostra fanciullezza, la nostra gioventù, ha fatto la colonna sonora della nostra vita. Mi ricordo i film che ho visto con le sue musiche. E poi stavamo per metterci d'accordo. Lui avrebbe fatto delle colonne sonore, pensate un po', per i miei video di YouTube Santen Chan. E poi la tragica fatalità. È caduto e ha sofferto un forte trauma ed è morto. È morto Ennio Morricone, che io avrei voluto tanto che facesse delle colonne sonore per i miei video, le mie intro, così come ha fatto la colonna sonora della gioventù e della mia fanciullezza attraverso i film che ha accompagnato con la sua musica. È morto Ennio Morricone, qualcuno che ha saputo rappresentare non solo l'arte e il cinema italiano e la musica nel mondo, ma anche il nostro beneamato paese. Contrariamente a quello che fanno in linea generale tutti i nostri politici, amministratori e chi più ne ha più ne metta, per rappresentare sì il nostro paese, ma male. È morto Ennio Morricone, un grandissimo artista. E con questo finisce la mia dedicatoria a Ennio Morricone. E poi vi ricordo, se voi volete collaborare con me nel mio canale Santen Chan di YouTube, per favore, sotto questo commentario, scrivetemi il vostro email, purché sia un Gmail. In questo modo io farò in modo che si abbineranno il mio canale di YouTube Santen Chan con il vostro e voi potrete caricare nel mio canale i vostri video e io potrò caricare nel vostro canale i miei video. Siccome io ho molti iscritti, molte visualizzazioni, molti video, molti like e molti commentari, magari vi può convenire, magari conviene anche a me. Allora, quanti di voi vorranno collaborare con me per fare un gemellaggio di canali, mi diano il Gmail che hanno. Solo con Gmail funziona, Hotmail e altri Yahoo no. Allora, dopo questo omaggio a Ennio Morricone, un artista che è venuto a mancare, un artista che mancherà tanto all'Italia, vi lascio il vostro Santen Chan e alla prossima.